Dopo la rassegna stampa, le previsioni meteo e le curiosità del giorno. La giornata internazionale per la salvaguardia della vista, i consigli dell'oculista e che cosa prestare attenzione. Nasceva oggi nel 1888 Catherine Mansfield, scrittrice neozelandese, morta a soli 35 anni, fu maestra dei racconti. I 100 anni della radio, Filippo Grassia, inventore della moviola alla radio, i tanti grazie che mi sono giunti dai non vedenti. La ristrutturazione delle mura storiche, assegnati fondi per 4 milioni agli 11 comuni vincitori del bando. I venti di guerra di oggi, come possiamo nonostante tutto migliorare la nostra vita per Don Giancarlo e il sonetto di Marconi per trovare poesia nel dolore. Amici, buona giornata, benvenuti a questo appuntamento di lunedì 14 ottobre, l'appuntamento numero 392. In apertura subito l'invito, continuate come state facendo a iscrivervi su YouTube all'edicola del Trap. Devo dirvi grazie, grazie a tutti quelli che si sono iscritti. Il 5 ottobre scorso abbiamo tagliato il traguardo delle 1000 iscrizioni, oggi dopo 9 giorni sono già 1120. Quindi grazie, grazie per questa attenzione che dà forza, dà spazio ai servizi, ai video, perché superata una certa quota, poi YouTube dà in circolo i video e la possibilità di accedere attraverso i motori di ricerca a questi video, alla trasmissione o alle singole interviste. Grazie quindi per questa attenzione. E allora veniamo subito alla giornata. Avete visto quanti sono le notizie e gli argomenti di oggi? Allora cominciamo subito a tambur battente con le previsioni meteo di una giornata che, sentite, ci sono delle novità interessanti. Bentrovati con questo aggiornamento previsionale per la giornata di lunedì. Con l'avvio della nuova settimana, l'anticiclone si rafforza alle basse latitudini europee, determinando dunque tempo stabile assolato su parte del nostro territorio. In effetti, l'anticiclone sarà disturbato da correnti umide atlantiche che apporteranno annuvolamenti compatti in particolar modo sulle regioni settentrionali. Sul resto del territorio il cielo sarà sereno o al più parzialmente nuvoloso. Se guardiamo la mappa delle precipitazioni, noteremo qualche locale goccia di pioggia su Ovest Alpi, sulla Liguria e isolatamente anche sulla Lombardia. Nel dettaglio, dunque, quella di lunedì sarà una giornata ampiamente soleggiata al centro-sud e sulle due isole maggiori, con temperature massime che saranno in aumento su Sicilia e Sardegna, dove si toccheranno anche i 29-30 gradi. Nubi basse invece al nord, specialmente sulla Val Padana, con qualche locale piovasco su Ovest Alpi, Liguria e isolatamente sulla Lombardia. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo. Noi andiamo alla rassegna stampa con il Corriere della Sera, che apre con notizie di guerra: drone di Hezbollah buca l'Iron Dome, morti 4 soldati, decine di feriti, raid su ospedale a Gaza, dice Israele, era un centro di Hamas. La situazione in Israele si sta facendo veramente pesante. Come sapete, ieri sono entrati 2 carri armati nella zona dell'UNIFIL. Netanyahu, vedete qui sopra, l'ONU rimuova l'UNIFIL dalle roccaforti di Hezbollah. Israele non vuol sentire, Israele per la verità, Netanyahu non vuol sentire ragioni, ed è uno dei punti di crisi che preoccupa di più l'Ucraina, questo, e poi se ne sta aprendo un altro, lo vedremo tra qualche istante, in Asia. È lo scontro fra due concezioni di vita, tra un mondo occidentale e un mondo orientale, che mal si conciliano. Andiamo avanti, vedete nelle notizie, SpaceX, il razzo di Starship rientra alla base di lancio per la prima volta. È una situazione importante. Fino ad oggi uno dei grossi problemi dell'esplorazione dello spazio era il recupero, e cioè
Ancora oggi il sistema di riportare ad esempio gli astronauti a casa era quello del 1960, e cioè la capsula che poi scende con il paracadute in mare. È un concetto vecchio, oltretutto poco sostenibile, con costi enormi. La NASA aveva provato a lanciare il progetto Shuttle, che come sapete era un aereo che decollava da sotto un altro aereo e poi atterrava, ma i rischi e la fragilità di quel progetto poi hanno portato la NASA ad abbandonarlo. E quindi questa è la prima volta di un razzo che parte e torna al punto di partenza, senza smontarsi a pezzettini. E andiamo con qui ancora l'IDF fra le gallerie di Hezbollah dei Moschi a 200 metri da UNIFIL. Qui una sottolineatura interessante della Gabbanelli, perché negli Stati Uniti può diventare presidente chi prende meno voti. È già successo, peraltro, perché in realtà gli Stati Uniti eleggono i vari stati i grandi elettori, che sono 538. Ogni stato ha diritto a un certo numero di grandi elettori. E questo è uno degli elementi che fa sì che il voto complessivo degli americani in realtà non conta, perché può succedere appunto che alcuni stati che contano di meno eleggono un certo numero di elettori, ovviamente alla fine dei conteggi, gli elettori eletti non rispondono in maniera diretta al numero complessivo dei voti, e questo è un limite di un sistema elettorale americano che sinceramente io non invidio e non capisco neanche questa corsa al presidenzialismo che si sta facendo anche in Italia, perché in un mondo come questo l'elezione ad personam di un presidente viene fortemente influenzato dai social, dagli scandali, insomma da tutt'altro ciò che è politica. E in un mondo come questo forse certe cose andrebbero riviste. Un'altra notizia: armi e finto pass VIP. Trump sembrerebbe che sia stato oggetto di un progetto di nuovo attentato di un 49enne a Las Vegas che si era presentato con un falso accredito, ma è stato bloccato. Andiamo avanti, eccolo qui l'altro fronte di cui vi dicevo: tensioni a Taiwan. La Cina invia nello stretto 25 aerei militari e 11 navi. Gli Stati Uniti molto preoccupati. Qui intanto le ipotesi sulla manovra del governo che proprio sta raschiando il barile, continuando a dire che non ci saranno nuove tasse, ma saranno sicuramente così, come dire, introdotte in maniera nascosta. La Gazzetta dello Sport: il Milan si rituffa su Jonathan David, il pieno per ridare a Fonseca il suo bomber. Se invece ridassero un allenatore al Milan meno divisivo, probabilmente le cose andrebbero meglio. Ovviamente al centro dell'attenzione il trionfo di Sinner che ha battuto Djokovic. Anche ieri un momento di tensione perché Sinner ha accusato un lieve malore e il fisioterapista, lo ha aiutato a superarlo. Questi giocatori sono al limite delle risorse fisiche, veramente un tipo di tennis che sta veramente consumando questi giocatori oltre i limiti fisici. Poi ci sta anche la nazionale che, come vedete, non è che trova grande spazio sulla Gazzetta dello Sport. Vi faccio vedere rapidamente. Eppure questa sera gioca la nazionale contro Israele per la Nation League. A proposito di nazionali e di, in questo caso, eccola qui la notizia, di qualificazioni. Alcuni mi hanno chiesto che sta facendo l'Arabia di Mancini. E vi devo dire che è successo questo, che recentemente
La sua Arabia Saudita è stata sconfitta 2-0 in casa dal Giappone nelle qualificazioni mondiali e si sta facendo complicato il cammino dell'Arabia per arrivare ai mondiali. Questo ad onta dei milioni che l'Arabia ha messo sul tappeto. Vi ricordo che Mancini è allenatore dell'Arabia dal 27 agosto dello scorso anno. Ha diretto, diciamo così, 19 partite della sua squadra, ottenendo 9 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ma nelle qualificazioni mondiali è in difficoltà e in occasione della sconfitta interna contro il Giappone, che ha dominato, sono state contestazioni. I tifosi dell'Arabia chiedono l'allontanamento di Mancini. Vedete, addirittura scrive la Gazzetta titoli di coda come CT dell'Arabia Saudita a distanza di appena 14 mesi. Eccolo qui, Roberto Mancini nei guai. L'Arabia Saudita perde in casa col Giappone, i tifosi inferociti. Vedete la classifica del girone con l'Arabia Saudita che rischia di perdere la qualificazione ai mondiali. Beh, questo è un dato. È un dato che fa capire una cosa: i miliardi non servono a creare giovani calciatori. Possono far venire i campioni, ma ci vuole tempo perché maturi una nuova cultura calcistica, e questo vale ovviamente anche per Mancini. Andiamo avanti con la TGR Marche, che invece ci riferisce delle ricerche a Sant'Angelo in Pontano di un pastore scomparso a 42 anni e lavora per un'azienda agricola. A lanciare l'allarme il fratello che vive in Romania. Lo stanno cercando, ma è scomparso da oltre una settimana. Dengue, i casi nel Fanese ora sono 179, proseguono le disinfestazioni. Il caso viene seguito con molta attenzione. Ovviamente c'è preoccupazione. E si sta facendo quanto possibile per cercare di evitare che il contagio si estenda, ma molto dipende, come vi dicevo anche l'altra volta, dalla temperatura e dalle zanzare, che finché è caldo sicuramente sono un mezzo di trasporto per il virus. Istat, la denatalità colpisce le Marche, pensate, dal 2008 ad oggi. I neonati sono calati di quasi il 40%. Andiamo all'ANSA, che invece Anelli, professioni sanitarie, spina dorsale del sistema salute. Nel nostro sistema economia prevale sul primato della persona e ci si accorge, vedete questo incontro, ci si accorge adesso che le aziende sanitarie, a mio avviso, non possono essere trattate come una qualsiasi azienda, perché è evidente che il discorso non è paragonabile. Andiamo avanti al Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico, che come vedete ha in primo piano la dengue nelle Marche, cos'è, come si prende e come non infettarsi. Si sta facendo la raccolta delle olive, quindi in questo momento si fa un po' il bilancio. Il Corriere Adriatico dice che le olive hanno qualche problema, c'è stata la mosca in molte zone, e qui invece è arrivata proprio adesso. Il ragazzo non torna. Allarme del padre, trovata l'auto, si scandaglia anche la diga del Furlo. Una notizia proprio di adesso. Lo chef Cedroni e le recensioni fake, 4 stelle senza nemmeno essere entrati nel locale. Vi faccio vedere adesso una notizia, un modo in cui non si deve dare queste notizie. Ecco, c'è un video del Corriere Adriatico, incendio all'hotel Alexander, 273 ospiti evacuati, 40 intossicati. Ora, come sapete, c'è un hotel Alexander a Pesaro. Ebbene, questa notizia, questo video riguarda Abano Terme, e io nel titolo forse sarebbe stato meglio specificarlo che non era l'albergo pesarese. E vabbè. Andiamo invece al Resto del Carlino, che va riaperto il reparto di malattie infettive. È la tesi di alcuni infettivologi riguardo sempre
il dengue perché preoccupa, come sapete, anche il caso di Tolentino, il ragazzo trasferito a Fermo. Cronache maceratese, andiamo a vedere, è scomparso un pastore da 8 giorni, l'abbiamo visto, ricerche con cani e droni. Poi l'affittuario non paga e il padrone di casa gli prende il telefonino denunciato per rapina. Questo dimostra la totale ignoranza dei principi basilari legali che purtroppo oggi c'è. Non si fa più educazione civica, non si danno più gli elementi centrali della convivenza legale, per cui uno pensa che abbia diritto di prendere il telefonino o uno qualsiasi oggetto a fronte di un credito assolutamente legittimo e invece finisce nei guai perché questo accadeva a Civitanova e è rapina. Qui la movida di Civitanova, sventata una maxirissa, tanto per fare una cosa nuova, lite a scuola, Camerino picchiano un compagno, denunciati 5 studenti, insomma queste sono le notizie ormai quotidiane. Ancora Today invece parla della sconfitta, una prestazione incolore dei Dorici ieri a Teramo, hanno perso 1-0 ma giocando maluccio. La formazione di Gadda non è stata all'altezza, ma sono cose che succedono quando si ha una squadra così giovane con alti e bassi che chiaramente caratterizzano l'andamento di un campionato, di una squadra che, vi ricordo, è insieme a Sora la più giovane del campionato. Qui perde l'orientamento durante l'escursione della Fora di Riofreddo, interviene il soccorso alpino e speleologico e direi che su questa notizia possiamo archiviare la rassegna stampa per andare, come sempre, al nostro almanacco. Allora, oggi è il 14 di ottobre, è la giornata in cui nacque Roger Moore, lo ricorderete, fu anche uno 007. Roger Moore nacque nel 1927, morì 7 anni fa, nel 2017, a 90 anni. È la giornata in cui nacque anche Dwight Eisenhower, il 34esimo presidente degli Stati Uniti. Quello che fu presidente prima di Kennedy. È la giornata in cui nacque Giovan Battista Marino, uno scrittore, un poeta italiano, 1569. Fu uno scrittore molto controverso, molto contestato. Secondo lui, in una delle sue tesi, il successo, è il valore, cioè dice. Se un romanzo ha successo vuol dire che ha valore, altrimenti non è valido, non ha valore. Una tesi, secondo me, molto, molto azzardata, soprattutto al giorno d'oggi. Ma la pagina culturale oggi la dedichiamo a una scrittrice neozelandese. Nacque nel 1888 Catherine Mansfield. E morì a soli 35 anni, una neozelandese morta di tubercolosi, ma fu veramente una fucina infinita di grandi racconti, di grandi momenti di letteratura ad altissimo livello. E mi piace ricordarla. Se voi andate su YouTube e cercate Catherine Mansfield, i racconti sono veramente infiniti e straordinari. Vediamo. Catherine Mansfield. Contemporanea di Virginia Woolf, ma nata dall'altra parte del globo a fine Ottocento, Catherine Mansfield è stata una scrittrice di fatti quotidiani. Nacque e visse in Nuova Zelanda fino a 15 anni, quando fu mandata a Londra a studiare, sopravvivendo con pochissimi soldi. Catherine fu prima una ragazzina e poi una donna indipendente, una esploratrice della vita. A soli 8 anni vinse un premio scolastico per un suo racconto, a 11 fondò il primo giornalino della scuola e appena 19enne già scriveva continuativamente per un periodico. Morì giovanissima, dopo aver davvero sperimentato tutto ciò che poteva nei pochi anni che il suo corpo le mise a disposizione.
Catherine descrive stralci di quotidianità familiare, in particolare quella trascorsa da bambina nella sua terra natia. Nei suoi racconti non ci sono grandi eventi o storie degne di nota, come nei romanzi delle sorelle Bronte o dell'americana Edith Wharton. Il suo stile di scrittura potrebbe essere assimilato a quella che Santa Teresa di Lisieux definì la piccola via, ossia la via femminile, dei piccoli sacri gesti quotidiani. Le merende e i giochi dei bambini, le emozioni e percezioni di pochi secondi, i dettagli che lei descrive così minuziosamente nelle più piccole sfumature da riuscire a dedicare mezza pagina solo a un rossore improvviso. Le sue storie non hanno un inizio e una fine, sono frammenti, frammenti di vita, fotografie, attimi. Come avrebbe detto Virginia Woolf, che infatti a Londra la inserì nell'esclusivissimo gruppo di Bloomsbury, di cui faceva parte insieme al marito e ad alcuni altri intellettuali anticonformisti e antivittoriani dell'epoca, la storia è così volgare. Sono le emozioni, le sfumature, i concatenamenti psicologici dei pensieri che accompagnano l'azione, quelli che meritano di essere indagati e descritti. Se Virginia Woolf inventò la scrittura femminile, Catherine Mansfield la perfezionò, per così dire. Infatti le due donne si sfidavano e Virginia sostenne bonariamente che Catherine fosse l'unica sua potenziale concorrente. A 29 anni la già famosa Virginia Woolf, conscia del suo talento, chiese a Catherine di scrivere per la casa editrice che aveva fondato col marito, la Hogarth Press. Nei suoi racconti brevi, deliziosi e originalissimi, l'eco della sua vita in Nuova Zelanda, della vegetazione rigogliosa e selvaggia, della vita degli aborigeni e del bush, il deserto appena fuori dal recinto di casa. Sono storie di gente semplice, scritte per la gente semplice, la sola di cui Catherine cercasse davvero il consenso. Catherine Mansfield si ammalò di tubercolosi e ne morì a soli 34 anni, come tante altre artiste morte giovanissime, stremate dalla fatica di sostenere il proprio valore in un universo maschile. Terminò i suoi giorni nella comunità spirituale di Gurdjieff, a pochi chilometri da Parigi. La sua breve vita da scrittrice cominciò prestissimo e altrettanto presto finì, e il suo nome divenne. E allora, dopo aver saputo di Catherine Mansfield, vediamo che cosa succedeva il 14 ottobre dei secoli passati. Ad esempio, nel 1066, la battaglia di Hastings, la battaglia in cui i normanni, guidati da Guglielmo il Conquistatore, sconfissero l'esercito inglese, uccidendo il re d'Inghilterra. Nel 1322, invece, il re Roberto I di Scozia sconfisse ancora una volta Edoardo II d'Inghilterra, costringendolo ad accettare l'indipendenza della Scozia. Nel 1912, mentre era in campagna elettorale, come oggi a Milwaukee, l'ex presidente statunitense Theodore Roosevelt viene ferito da John Fleming Schwartz. Con la ferita aperta e il proiettile ancora all'interno del corpo, Roosevelt tenne comunque il suo discorso. Come vedete, proprio ieri è successo che hanno fermato un altro presunto attentatore. Insomma, gli americani non possono fare a meno di questo tipo di reazione e di estremo dando spazio ovviamente con le armi anche alle persone che sono mentalmente instabili. Nel 1926 è il giorno in cui viene pubblicato per la prima volta il libro per ragazzi Winnie the Pooh. Pensate, 1926, a qualche anno Winnie the Pooh. Il 1964 il capo del movimento per i diritti civili degli afroamericani Martin Luther King diventa il più giovane vincitore del premio Nobel per la pace. Bene, allora abbiamo detto quello che sono le notizie dell'almanacco e allora a questo punto entriamo in argomento del giorno, ovviamente dopo la sigla. Eccoci qua, allora, per quanto riguarda quello che avevo annunciato, argomento del giorno è la giornata internazionale della vista, un argomento estremamente importante, di grandissima attualità, e abbiamo allora in collegamento una famiglia di oculisti, di medici oculisti, che sono veramente esperti, hanno
una conoscenza diretta. Parliamo della famiglia De Franco, di Nicola ed Edoardo De Franco. E allora sentiamoli. Ecco, secondo voi finalmente sta aumentando la sensibilità al problema vista, diciamo così, anche tra la gente comune? Allora, ciao Giancarlo, intanto grazie per l'invito. Sì, direi che l'opinione pubblica ha aumentato la sensibilità nei confronti dei problemi della vista. Basti pensare, ad esempio, nelle scuole vengono attuate delle campagne di screening insieme magari all'Unione Italiana Ciechi, dove con dei camper si vanno a turno nelle varie scuole, all'asilo fondamentalmente, facendo sia l'asilo che alla primaria, gli screening per vedere se i bambini hanno delle problematiche grossolane di vista. In seguito a questa visita, successivamente si indica una visita specialistica di approfondimento. E questo sul territorio è molto importante perché va a stanare delle problematiche che magari per motivi culturali o anche economici non vengono diagnosticate in tempo. Ecco, senti, una domanda che viene fuori abbastanza istintivamente anche per chi non ha una grossa competenza in materia. L'uso dei computer, l'uso dei cellulari, del tablet per i bambini, anche per gli adulti, sta causando problemi? Allora, indubbiamente ti direi di sì. È vero che la miopia ha circa una grossa componente genetica, un 60-70%, e il resto sono fattori ambientali. Quindi fattori ambientali si intendono anche l'utilizzo di dispositivi elettronici come tablet e telefoni. Quindi tutti gli sforzi visivi reiterati, ravvicinati, possono comportare una slatentizzazione di questa componente genetica. E ovviamente non c'è una linearità fra insomma, se i genitori miopi e sicuramente il figlio verrà miope, però è una predisposizione e questa può essere tirata fuori dall'utilizzo smoderato di smartphone e tablet, che oltre a far male alla vista fanno anche un pochino male all'educazione, quindi con moderazione andrebbero utilizzati. Indubbiamente è un dato di fatto questo di oggi per tanti motivi, però c'è un modo per proteggersi, per garantirsi. Ci sono progressi che la medicina ha fatto in questa direzione? Allora, in merito allo sviluppo della crescita, diciamo, della miopia, dell'incidenza della miopia, abbiamo adesso dei sussidi terapeutici, sono delle particolari lenti che sono state sviluppate, adesso stanno prendendo piede, non abbiamo ancora dei risultati ben chiari, delle lenti che servono per il controllo della progressione miopica. Sono indicate nel periodo dell'età evolutiva, quindi dai 3, 4, 5 anni fino ai 18, nei soggetti che hanno familiarità per miopia, che hanno già slatentizzato la miopia. Sono dei dispositivi medici per cui vengono prescritti dall'oculista e poi si trova l'ottico che ha questo tipo di lenti e vengono poi messe nei bambini e seguono un follow-up longitudinale molto lungo. Oppure anche approcci medici come l'utilizzo di alcuni colliri con l'atropina diluita in centesime parti al fine di ridurre la crescita miopica. Quindi diciamo abbiamo anche degli strumenti eventualmente per cercare di rallentare. Direi che il primo comunque è sempre l'educazione, quindi l'utilizzo diciamo moderato di dispositivi elettronici e soprattutto non stare mai al buio quando si fanno anche letture prolungate e lavori ravvicinati. Ecco, Nicola, la tua esperienza, che è notevole in questa materia, ti porta a fare quale considerazione finale in questa giornata dedicata alla vista? Cioè, porta a considerare che questi nuovi dispositivi non vanno usati per 10 ore al giorno, perché attualmente stanno 10 ore al giorno, e di fare delle soste, per esempio 20 minuti, mentre si guarda il computer o il telefono o qualsiasi altro strumento, e poi ogni tanto distogliere lo sguardo e mettere a fuoco qualcosa di più lontano, perlomeno da 3 metri in su, giusto per far rilasciare l'accomodazione. Certo. Quindi in questo modo forse si riescono a evitare parecchi danni, tipo la stenopia oppure anche la miopia, come diceva Edoardo.
Ci sono cose che non ti stancheresti mai di guardare. Ciao papà. Gesti semplici. Io scappo, a dopo. E momenti unici della vita. Come sto papà? E se un giorno tutto questo cambiasse? Come ti somiglia papà? Anzi nonno. Non servono immagini per descrivere il buio. Con la prevenzione puoi proteggerti dalla minaccia della cecità. La vista è un bene prezioso. Ma il futuro è l'immagine di un sogno che si può toccare. È un luogo inesplorato, tutto da scoprire. È un mondo nuovo da guardare con occhi diversi. Il futuro ha tante forme, ma c'è un solo modo per vederlo davvero. Prenderti cura della tua vista, oggi. Abbiamo chiuso così l'argomento della giornata mondiale della vista con i consigli e con lo spot. E allora adesso invece proseguiamo con una notizia che è interessante sotto il profilo storico, perché la Regione Marche aveva emanato un bando sulle mura antiche ed è un bando che è stato accolto con grande interesse da parte dei comuni. E allora vediamo com'è finita, perché è stato presentato il risultato finale. L'Italia dei comuni, dei borghi fortificati, delle città-stato, l'Italia medievale, insomma, le cui vestigia fanno parte della nostra storia e sono per lo più rappresentate oggi dalle straordinarie mura antiche, specie nelle Marche, autentico patrimonio archeologico e storico. In questa direzione, in quella della conservazione e valorizzazione, si è mosso il bando regionale per le città marchigiane, teso a finanziare importanti opere di mantenimento. Oltre 40 domande e progetti, 11 quelli approvati, che andranno in cantiere nel 2025 e che riguardano Recanati, dove si è svolta la cerimonia di assegnazione, Sasso Corvaro, Sasso Ferrato, Fermo, Porto Recanati, Macerata, Pergola, San Benedetto, Morro Valle, Pian di Meleto e Morro d'Alba. In tutto finanziamenti per più di 4 milioni di euro. Il progetto prevede l'intervento sulle mura dei torrioni, quindi avremo la possibilità di ristrutturare tutta la mura con i due torrioni presenti in vista mare, vista Monte Gonero. Sicuramente è un biglietto da visita importante per la nostra città, che ne valorizzerà moltissimo. Spero di poter intervenire anche sulle altre mura, ma questo sicuramente è il biglietto da visita della città. Le utilizzeremo naturalmente in quello che è il nostro storico, cioè il Castello Svevo, che notoriamente, storicamente, è il primo nucleo cittadino di Porto Recanati. La ristrutturazione sicuramente della parte ovest delle mura, dove era una volta il circolo tennis, che è una parte ammalorata e non curata da tanto tempo, ma il progetto è molto più ambizioso, perché abbiamo presentato anche un camminamento che è quel camminamento storico di ronda intorno alle mura, l'accesso diretto alle pinacoteche, ai due musei che abbiamo, Pinacoteca quindi e anche la parte di Potenza, e l'accesso alla torre Sveva, dove è già strutturato con l'ultima ristrutturazione fatta già a piani per ospitare mostre e eventi del genere. È un patrimonio stupendo ma molto fragile, che ha bisogno di consolidamenti, attenzioni di continuo, e a volte le amministrazioni da sole non riescono. Quindi in questo caso è stata lungimirante la Regione a porre un sostegno ai comuni che hanno queste necessità. Ce l'abbiamo fatta, siamo entrati, c'è anche un abbattimento delle barriere architettoniche con un ascensore a servizio dell'università, insomma siamo contenti di questo ulteriore impegno che ci arriva. È interessante questo intervento teso a consolidare una parte storica importantissima per la nostra regione. Ieri, nel Vangelo di ieri, si parlava di un giovane che chiede a Gesù come posso migliorare la mia vita. Certo, in questo momento le prospettive, come abbiamo detto, con la guerra che continua a martellare le notizie, i telegiornali, intere zone e che ha prospettive certamente non consolanti, è difficile pensarlo. Ma Don Giancarlo Sbarbati è intervenuto sull'argomento. Sentiamolo. Ripercorriamo la nostra storia italiana. Negli anni 80 è stata abolita la leva obbligatoria
e sono rimaste vuote quasi tutte le caserme che erano a loro dedicate. Ma oggi ci troviamo, perché è stato fatto questo? Perché sembrava che la guerra non fosse più nelle nostre prospettive. E pensavamo all'abolizione delle armi e in quel tempo anche c'era il senso del bene comune, cioè che uno non guardava solo se ci guadagnava lui o no, ma se la nazione ne aveva necessità o bisogno di una legge, di un evento, di un qualcosa. Poi siamo come siamo. L'Europa sta pensando a costruire un esercito comune. L'Italia si vede costretta a aumentare la spesa per le armi. Chiaramente il mondo è cambiato. E in questa situazione a me sembra che lo stato d'animo dell'uomo sia un po' rassegnato e un po' spoetizzato e che assistiamo a una deriva della speranza. E credo quanto mai opportuno il giubileo che Papa Francesco ci sta proponendo per il 2025, che non è solo un'indulgenza plenaria da prendere attraverso la porta santa, ma è un proporre tanti segni di speranza all'umanità. E noi abbiamo bisogno di invertire questa tendenza. Io sto pensando ai nostri bambini. Tra 10 anni riusciranno a trovare un mondo vivibile, ma intanto possiamo cominciare da noi stessi. Il mondo si cambia cambiando se stessi, il nostro modo di rapportarci con le persone, pentirci se le facciamo soffrire in qualcosa, ma anche direi saper creare quelle cose positive che rendono amabile la vita, ci fa sentire fratelli, amati, famiglia, e la vita può essere bella anche per noi. Difficile, indubbiamente, lo comprendiamo, trovare il bello in questa situazione, il dolce, come Don Giancarlo spende parole di speranza. Ma parole poetiche invece le spende su questo argomento, proprio relativamente all'attenzione, alla guerra, il nostro Paolo Marconi, straordinario sonettista, essendo lunedì, vi propongo un sonetto particolarmente adatto all'argomento che abbiamo trattato. Il sonetto che ora leggerò si ispira a una lapide affissa nel centro di Sant'Arcangelo di Romagna. Commemora quella lapide un calzolaio che morì in povertà dopo aver rinunciato per 30 anni a utilizzare gli assegni con cui lo Stato lo indennizzava per la morte di suo figlio nella Grande Guerra. Il titolo è Germano. Germano, di mestiere ciabattino, ma pure assaggiatore per la gente, a piedi lungo il fiume o la ponente ai colli rivolgeva il suo cammino. E lì certificava il contadino che l'acqua del suo pozzo certamente sapore non avesse che di niente e il sangiovese d'altro che di vino. Tutta la vita possedé la panca per lavorare e basta, e nella terra povero andò, ma aveva un conto in banca con quel che man di padre non afferra. L'assegno che ogni mese e niente manca gli risarciva un figlio morto in guerra. La straordinaria sensibilità di Paolo Marconi ci regala questo spazio di poesia e di dolcezza in un momento certamente non facile. Torniamo all'argomento del giorno, che cioè vale a dire la giornata mondiale della vista, perché c'è un aspetto interessante. Chi questa vista non ce l'ha e quindi ha grandi problemi è particolarmente grato a Filippo Grassia, che abbiamo in collegamento. Perché? Perché Filippo Grassia, e questo ci collega anche ai 100 anni della radio, è l'inventore della moviola alla radio, cioè un modo di far vedere i fatti contestati nello sport attraverso le parole. Una grande invenzione, no Filippo? Sì, beh, è nata nel 1999, per cui posso dirti che dei 100 anni della radio 26 anni ci sono, senza contare quelli giovanili in cui avevo seguito sempre per il GR1
l'atletica e la pallavolo col primo campionato mondiale svoltosi a Roma e conclusosi con il nostro secondo posto. Poi, diciamo, le avventure della vita mi hanno portato prima al giornale di Montanelli, al Corriere dello Sport, alla stampa, eccetera, eccetera, per cui non sono mai stato proprio dentro la RAI, però come opinionista, commentatore, eccetera, ci sono da ben 26 anni. E devo dirti che il percorso della radio, se ci pensi, è molto legato al fatto sportivo. Basti pensare alla prima radiocronaca che si svolse nel 1929 e al microfono c'era Sabelli Fioretti, allora giovane, ventenne, redattore della Gazzetta dello Sport, e poi si riprese nel 1933 con Nicolò Carosio, che dai gradoni dello stadio di Bologna trasmise la vittoria dell'Italia sull'Ungheria, se non erro per 3-1, e poi da quel momento Nicolò Carosio commentò il secondo tempo di una partita in diretta, e credo che l'evoluzione, l'espansione della radio sia dovuta moltissimo a lui, che portò quest'idea dalla BBC, da Londra, dove lui viveva, perché la mamma di Niccolò Carosio, maltese, era comunque di origine inglese, invece lui, come il padre, è di origini palermitane. E quindi credo che si possa anche considerare Niccolò Carosio il papà della radio, e ci sono delle fotografie di famiglie che ascoltano le radiocronache di Carosio con le radio di allora, che erano a galena, che non avevano neanche bisogno dell'energia elettrica. Pensa quanto tempo è passato da allora e come quanto lo sport abbia avuto una parte notevole appunto nell'espansione di questo mezzo che si pensava, tu lo sai meglio di me che sei stato grande direttore della TGR, nelle Marche, nell'Umbria, eccetera, eccetera, e invece poi si è visto che la radio è sempre un mezzo assolutamente vivo, che piace e che porta compagnia all'oltre l'80% della popolazione automobilistica, e che rispetto agli altri segmenti dei media è quello che da 5 anni incrementa sempre in percentuale il gettito pubblicitario. Ecco, e questo è un dato importante che dimostra l'attenzione, l'affetto che ha la gente nei confronti della radio e soprattutto la capacità di suscitare immagini che sono prodotte dal cervello, suggerite dalle parole. E questo è un fatto incredibile, perché quando arrivò la televisione si diceva la radio morirà, la radio è sopravvissuta e adesso ha il suo ruolo. Ma la moviola alla radio è stato un capolavoro. Ah, è nata, come accennavo prima, nel 1999, anzi devo dire nel 1998, però l'allora direttore Ruffini, a cui devo molto, disse che era preferibile aspettare un poco prima di portarla in onda, e si cominciò con il campionato di calcio 1999-2000, in piena epoca di polemiche, soprattutto arbitrali. Allora il capo dello sport era il compianto Marco Martegani, e l'idea mi venne perché le moviole televisive, pur con il conforto delle immagini, non mi convincevano, e quindi ritenni di portare avanti questa trasmissione che Vittorio Feltri definì dogmatica, bontà sua, alla radio. E quello che mi ha fatto piacere nel corso di questi 26 anni, e che mi continua, diciamo, a essere un fatto gradito, è che ricevo molte telefonate, molte email da parte degli ipovedenti, i quali mi dicono: lei ci fa vedere quello che è accaduto sui campi di gioco. Spero di farlo con la massima deontologia professionale, con una certa competenza, e soprattutto con quello spirito di indipendenza che tu mi conosci, che mi ha sempre Certo. contraddistinto. E devo dire, sotto questo aspetto, che mai in Rai c'è stato un direttore che abbia censurato non una parola, una virgola. E di questo io devo dire grazie alla Rai, alla quale sono rimasto affezionato, anche se avrei potuto cambiare casacca
di fronte anche a proposte più vantaggiose, ma non l'ho fatto perché credo che il sentimento qualche volta deve essere superiore anche agli aspetti materiali. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Amici, è tutto per questa puntata, la 392. Iscrivetevi all'edicola del Trap e per chi ama questo tipo di informazioni e di approfondimenti, l'appuntamento è domani mattina alle 8.30 su YouTube, Facebook e il canale 89 della TV del Digitale Terrestre. Buona giornata a tutti.